Molto bene, buongiorno a tutti, buongiorno in questo caso soprattutto ai ragazzi che si sono iscritti alle nuove matricole del corso di laurea in architettura per il progetto sostenibile. Oggi, come ho detto prima ad alcuni colleghi, prima di iniziare la registrazione, è una giornata che vogliamo dedicare soprattutto al benvenuto alle matricole, il cosiddetto freshman welcome, come si dice in inglese, ed è una giornata nella quale attraverso delle presentazioni che si susseguiranno presenteremo alcune, diciamo, indicazioni che forse avete già avuto modo di verificare tramite il portale della didattica, che riguardano specificatamente l'attività didattica, così come si prevede verrà svolta nel prossimo semestre. E poi passeremo a raccontare quelle che sono le varie attività degli atelier e dei corsi. So che, come dicevo prima, molti studenti sono stranieri e non so esattamente in questo momento che cosa stiano capendo della mia presentazione, quindi se non vi dispiace, lo dico soprattutto ai ragazzi italiani, questa prima parte della presentazione la farò in inglese in modo tale che sia, diciamo, condivisa per tutti e poi ovviamente ciascun docente presenterà il proprio atelier o il proprio insegnamento nella lingua con cui poi lo stesso atelier o lo stesso insegnamento verrà svolto. So, welcome to everybody. My name is Roberto Giordano. I'm the director of the Master of Science in Architecture for Sustainability Design. Before, during my Italian presentation, I told to some students, to those students who come from Italy and from other Italian universities, that my today presentation will be partially in English and in Italian as well. I know that you are a lot, even this academic year. I'm very happy since you have decided to enrolling at the Politecnico di Torino, even if we are all conscious that we are living a very troubled period. In any case, welcome to everybody. Well, the today presentation will be split up basically in two parts. The first one will be devoted to provide you some basic information about the location, so where all the main classes in presence will take place. I will provide you some basic information concerning the blended model. And finally, I'll leave the floor to my colleagues in order to let them to present their design studio and the single courses. So let me say that concerning the location, concerning the place where we are going to work in the next term, we have this such beautiful house. The School of Architecture has organized it to let at all the professors to work in the same place at the Valentino's Castle. That is a historical site for the Politecnico di Torino. The Valentino Castle is pretty near the city center of the city. You will find the information about the School of Architecture, the Faculty of Architecture, immediately in front of the main entrance. We are at the Viale Pier Andrea Mattioli 39. It's also very important castle since it's part of the UNESCO patrimony. So it's an amazing opportunity for all those who decided to come and stay in Turin to live in a historical castle, and I hope that you will really enjoy this opportunity. Getting at the Valentino Castle is pretty easy. It's, as I said, as I mentioned before, is not so far from the city center. You can use, as usual, for several kind of activities, the Polito web portal, so you can select by name or by site the Valentino Castle, and then you'll get several kind of information concerning the classrooms where the main lectures will take place, and obviously concerning the opportunity, the transportation services available for the city.
we are not so far from the Marconi metro station. There are a lot of transportation system available, buses or trams. And eventually, if you are interested, even the new opportunities given by the sustainable transportation system. So let me say that when you get at the Valentino Castello, you'll find actually not so many, but you'll find some signs. Please follow them. Probably some colleagues, some other students, and some professor will be with you the first day of your classes, and they could help in order to let you move inside the castle and in the surroundings. So in any case, the Valentino Castle is closed by a sort of fence, and so I suppose that you will not. You can move easily inside the Valentino. Some services are already available, like the bar, like the classrooms, obviously. Some other instead, such the printing service, are not yet available, but they will be soon available according, obviously, to the sanitary situation. In any case, just by checking by your web portal, you can find a lot of information about the rules, the procedures, and the policy concerning the the way you can let in the classes, in the classrooms, the way you can move inside the Valentino Castle, the way you can use some services. So don't worry about that, but please don't forget to comply with the sanitary rules that the Politecnico di Torino, according to the city, according to the ministry of the university, decided to put into practice. Well, let's go to the next information. Today, the main library is open. From the 21st of September, the central libraries, actually of the Politecnico di Torino, opened their reading rooms. The timetable is the one that you can see on the screen right now. So we have at the moment 44 seats available in the Central Library of Architecture. Please don't forget to use a lot your own student portal, since by the portal you can access to all the kind of services nowadays available. Okay, please bear in mind to use a lot your own web portal. Your own web portal will become obviously your best friend, at least for a while at the beginning of the first semester. Concerning the classrooms, we have now ready for the lectures, some classes. If you check at your timetable, you know what will be your class and you know exactly what you should do. Please, as usual, take care of the signs that are now available concerning the way to get in, the way to get out. You have one assigned seat and you have to use it all day long, okay? You cannot change, and even after the break, you have to return and sit at the same seat. Okay, several kind of information about the sanitary and the pandemic are available on the online teaching and learning web portal. Here are available even the web address you can contact in order to get some more information about all the teaching and learning activities that we planned to do. Let's go now just to mention what will be the blended model. You know that we decided, according to other university, that our teaching activities for this first term will be organized through this blended model. Blended model means that especially for atelier, for the design studios, all the activities will be hybrid, so part of the
teaching activities will be held directly in the classrooms. And so you'll have the opportunities, according to some rules and procedure, to work with your colleagues and to work moreover with the professors. And some instead will be still in remote, so by streaming. Again, thanks to the BBB portal, you can get at an attending at the classrooms or the classes, even if you are not in Turin, if you are only in remote. In any case, design studios, by design studio, all the professor are now arranging out to let you to work together, even if someone of you will be in Turin and someone instead will be away. So don't worry about that. All the design studios, so at the School of Architecture, as I mentioned, will run a combination of online and hybrid courses for this first semester. Students, as I said, can even opt to take all of their courses remotely. It's your personal choice, so you can define a flexible approach in this first term. And finally, professors and lecturers are really, really engaged to provide an optimal environment for learning. Anytime you have questions or you feel unsure how to proceed in your academic experience, don't worry about it. Please reach out to us immediately, starting from the student secretary ticketing services, okay? I know sometimes you have to wait for a little while, but don't worry. The student secretary service, it runs all the requests they have. So you have just to be patient, at least at the beginning of the first term, but any kind of question, any kind of problem will be perfectly solved. And then don't forget to use the student service teaching portals. You'll have here a lot of opportunity to get information and to use services such as certificates, and self-certifications. You can get information about the campus maps, the services opened, as I mentioned, the library opened today, and other kind of services such as the studio rooms that we really hope to open soon, okay? So that's for concerning the first part, actually it's all. Now I will leave the floor to my colleague. We will start with this order. So starting from Atelier Il Progetto Sostenibile di Architettura, and then we'll get to the Architectural Sustainable Design Studio E. So if you don't mind, now I'll go back to the Italian language, since we will start with an Italian student, Italian atelier, but please stay with us. In a few minutes, we will get even to all the other design studios, although even those held in English. So I will stop my sharing. I'll get now the floor to Antonio De Rossi, or a colleague of him, Antonio. Ciao Roberto, ci sono, ti chiedo di condividere lo schermo, per favore. Bene, buongiorno a tutti. In 5 minuti provo a raccontare quello che sarà il nostro atelier. Io sono Antonio De Rossi, docente di progettazione architettonica, e insieme a me in un team che oramai è collaudato da alcuni anni abbiamo il professor Orio De Paoli di tecnologia e le professoresse Anna Pellegrino e Ilaria Ballarini di fisicotecnica. Dunque, andando subito al cuore, insomma, di quello che sarà il tema, noi lavoriamo in un ambiente di alta quota, in un ambiente alpino, in particolare siamo ad Alagna Valsesia, che è un posto turistico tra i più importanti non solo del Piemonte, ormai ma delle intere Alpi italiane, e l'idea è quella di progettare un housing sociale in questo insediamento, in questo paese, perché ci sono sempre più delle problematiche di riuscire a mantenere, a causa dei prezzi molto elevati del mercato immobiliare dovuti proprio al successo di questa stazione turistica invernale,
di avere delle abitazioni sociali, dell'housing sociale, riservato in particolar modo ai giovani del luogo o a persone che si vogliono reinsediare in questi luoghi. Molto velocemente, dove siamo? Siamo praticamente nella parte alta del Piemonte, al confine con la Valle d'Aosta. Questa è la Valle Sesia, e Alagna Valsesia costituisce la punta, il fine valle appunto della Valle del Sesia. Questa è un'immagine appunto di fotografia aerea dall'alto, e noi ci ritroviamo appunto nella parte alta di questa bellissima valle, che appunto si configura poi con una serie di insediamenti, di strutture, dove in particolar modo saremo a Riva Valdobbia, che fino a poco tempo fa era un comune, ma con l'unione di comuni si sono fusi e oggi costituisce uno degli insediamenti appunto dell'alta del comune di Alagna. Questa è un'immagine del Monte Rosa, per ricordare che siamo appunto in ambiente alpino, siamo sotto la seconda montagna europea, quindi un ambiente dalle caratteristiche molto particolari, ancora di più particolari perché qui siamo in un territorio storicamente valser, cioè di popolazioni che sono emigrate dalla Svizzera, dal Vallese in periodo medievale, non solamente qui, quindi popolazioni di lingua tedesca che hanno portato una cultura appunto molto particolare. Partendo appunto dalla zona del Vallese, si sono diffusi in tutte le valli intorno al Monte Rosa, in Valle d'Aosta, in Piemonte, ma anche in altre zone appunto delle Alpi. C'è un'architettura in legno, che è quella proprio tipicamente valser, molto interessante, che sarà oggetto di alcune lezioni monografiche, perché vorremmo anche quest'anno rapportarci un po' col tema di questa architettura storica, molto interessante, molto contemporanea, proprio per i suoi metodi, come dire, costruttivi e molto razionali. Ma ad Alagna Valsesia c'è anche un'architettura eclettica particolarmente interessante, costruita proprio dalla borghesia valser tra 800 e 900. Quindi abbiamo un insediamento che sia per il turismo invernale, questa è una tipica immagine di pubblicità turistica dell'Alta Valsesia, di un ambiente che per caratteristiche storiche, per caratteristiche naturali, per caratteristiche architettoniche particolarmente molto interessante. C'è anche tutto un tema, questi sono nuovi insediamenti turistici che in qualche modo mimano, scimmiottano un po' l'architettura valser, ma che fanno vedere appunto delle dinamiche del turismo molto forte, che sono proprio la causa appunto di un processo che non si verifica solamente qui, ma anche a Cortina d'Ampezzo, in altri luoghi di successo appunto da parte del turismo, di espulsione diciamo delle popolazioni più giovani, che sono costrette, magari pur lavorando nel luogo, a trovare residenza a molti chilometri di distanza. Per cui col sindaco, con l'amministrazione appunto di Alagna Valsesia, si è deciso di lavorare su questo tema. Qui vedete delle immagini perché, come dire, Alagna fa parte di questo grande comprensorio che della Valsesia si spinge poi alle valli valdostane, con degli impianti appunto appena ristrutturati. E qui siamo ad Alagna, abbiamo già lavorato anche l'anno scorso, lavoravamo prima in una zona mineraria molto importante di origine, come dire, già medievale, molto importante poi nel Settecento e nell'Ottocento. Ci sono differenti miniere di Alagna, ma solo per farvi vedere un po' molto velocemente un po' le caratteristiche di un lavoro di progettazione che per noi è molto importante spingere fino alla scala costruttiva, e per cui forse un po' una caratteristica di questo laboratorio è di lavorare in stretta rapporto appunto con la dimensione tecnologica, costruttiva e poi della fisica tecnica, per arrivare poi a degli elaborati molto, molto puntuali proprio dal punto di vista, come dire, non solo dell'impianto insediativo, non solo dell'architettura, della distribuzione, ma proprio del lavoro sulla costruzione. Questo è il luogo Riva Valdobbia, che è questo appunto insediamento dentro il comune di Alagna,
un centro piccolo ma dalle caratteristiche straordinarie dal punto di vista appunto storico-artistico, e noi lavoreremo proprio dietro la chiesa in questo prato che c'è attaccato al centro del paese, quindi con un tema che è un tema anche di lavoro in rapporto, come dire, al tessuto. E questa è un po' l'ultima immagine che fa vedere esattamente il luogo dove noi lavoreremo. Quindi sarà un lavoro di mettere a punto una residenza sociale con una serie di unità tagliate sia su delle famiglie giovani con figli, sia anche su unità abitative per singoli, ma anche con delle attrezzature collettive, delle attrezzature sociali, per cui il tema sarà, oltre a quello costruttivo tradizionale per noi di lavorare insomma con elementi, con componentistiche a secco, quindi di lavorare molto con l'acciaio, lavorare molto con legno, anche una sperimentazione dal punto di vista tipologico e distributivo, dal punto di vista dei tagli delle unità, ma anche di spazi, come dire, collettivi, flessibili, e quindi un organismo già dalle caratteristiche molto, in qualche modo, complesse, da innescare oltretutto in forte relazione col tessuto storico appunto dell'abitato di Valdobbia. Grazie, ho finito. 5 minuti e 30, bravissimo. Lascio la parola a questo punto ai docenti dell'atelier B, vedo già Carlo Ravagnati. Allora, il nostro atelier ha, abbiamo dato un titolo, perché io mi diverto molto a dare i titoli, perché credo, mi impegno a dare i titoli, perché il titolo è un momento di formazione importante del contenuto del corso. Arriva alla fine, ma è quello che un po' riorganizza tutto quello che si è pensato con i colleghi e sulla base delle esperienze passate. Quest'anno, come dice il sottotitolo, il progetto sarà il progetto di una casa dello studente ad Agrigento. Adesso non è tanto importante dire perché abbiamo scelto Agrigento adesso, perché è legato a una serie di relazioni che stiamo intrattenendo con l'università, col Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, su queste, su una serie di attività di ricerca, connesse a ricerca sulla didattica del progetto, ed è legata anche al fatto che l'Università degli Studi di Palermo ha deciso di collocare dentro, nella città di Agrigento, nel centro storico di Agrigento, un distaccamento del proprio dipartimento per svolgere l'attività didattica. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il titolo invece è Riscritture infedeli del passato, vuole essere in qualche modo rappresentativo di un'idea sulla quale abbiamo iniziato a lavorare l'anno scorso, che riguarda il fatto che il progetto di architettura, a qualunque scala venga affrontato, ha in qualche modo una responsabilità precisa nella costruzione della memoria di un luogo. L'ha detto in altre parole anche Antonio De Rossi prima, parlando della tradizione Walsen e delle, diciamo, deformazioni che questa assume nell'architettura o nell'edilizia contemporanea, in qualche caso. Lavorare ad Agrigento significa mettersi radicalmente nella condizione di un confronto con un patrimonio importante, un patrimonio antico, che è in qualche modo rappresentato, dal punto di vista dell'atteggiamento che noi vogliamo proporre, da una storiella che racconterò velocissimamente, che tutti conoscete probabilmente, la storia del ritrovamento del Laoconte, che è una data, 14 gennaio 1506, mentre si stanno facendo dei lavori in una vigna sul Colle Oppio, ad un certo punto compare dalla terra, emerge una figura, frotta, frammentata, in realtà più figure, viene chiamato il sovrintendente, che in quel caso era niente meno che Michelangelo, e Michelangelo immediatamente scopre
che è dentro la Terra, cioè dentro uno strato della crosta terrestre, c'è una figura che irrompe dal mondo antico. La relazione tra questa scoperta, da questo evento che cui assiste in prima linea Michelangelo e la sua idea per cui dentro i blocchi di pietra, i blocchi di marmo di Carrara, è già contenuta l'immagine che il suo lavoro è solo quello di scoprire, come quello di ogni scultore o di ogni artista, quello di scoprire quanta figura, quanta scultura, noi potremmo dire quanta architettura è già dentro, è già presente in quel luogo e chiaramente è facilmente assimilabile, anche senza nessuna volontà, come dire, deterministica, questo più questo uguale a quello. Però è chiaro che questo potrebbe essere visto come uno dei punti di insorgenza, cioè quelli che Agamben chiama i punti di insorgenza, cioè quei punti che rompono il processo lineare della storia. Allora, rompere il processo lineare della storia in un luogo come ad Agrigento è un'attività molto importante da esercitare, da studiare. Noi ci collocheremo in un luogo che si chiama Porta di Ponte ad Agrigento, che è una porta antica, è la prossimità della nona porta della città di Acragas, prima ancora che Girgenti e prima ancora di Agrigento, ed è un luogo quindi che ha una stratificazione archeologica molto importante. E la storia di questo luogo si può essere definita come la scomparsa di un luogo, con una serie di azioni che hanno portato alla scomparsa definitiva di un luogo, fino ad arrivare che queste sono le immagini oggi della Porta di Ponte, dei giardini che sono a fianco costruiti e della piazza della stazione che è in prossimità, è adiacente ai giardini, e noi cercheremo di lavorare in questo luogo, in qualche modo mi piace dire costruendo il nostro Lauconte, cioè costruendo il nostro momento, punto di insorgenza, che poi saranno più di uno naturalmente, questi punti di insorgenza, sono più di uno i punti di insorgenza dentro la città di Agrigento, in qualche modo dentro questo luogo. E allora la nostra sfida dal punto di vista di questo corso sarà quella di provare a mettere in gioco questo tema della sostenibilità, come accentrando da una parte la questione della costruzione della memoria di un luogo, quindi della responsabilità dell'architetto nella costruzione o nella dissipazione della memoria di un luogo, e insieme gli altri, queste sono immagini naturalmente che testimoniano di una certa documentazione che abbiamo costruito nel tempo e che oggi mettiamo al servizio dei nostri, all'utilizzo dei nostri studenti. Quindi da una parte la questione della memoria di Acragas, la città antica e le sue implicazioni con le trasformazioni in Girgenti. Chiudo. Fuori 5 minuti già. Ah no, dovevi dirmelo prima, scusatemi. Condizioni ambientali complesse perché Agrigento fa tanto caldo e tanto freddo, e lavoreremo con il Croslam, perché Giachino è un super esperto di questa questione. Ok, grazie Carlo. Grazie. Benissimo. Passerei a questo punto alla prossima presentazione. Siamo all'Atelier Il Progetto Sostenibile di Architettura C. In questo caso i docenti non potevano partecipare, però hanno condiviso con noi un video che vi metto a disposizione, che proietto immediatamente. Buongiorno, siamo i docenti Roberto Dini, Francesca Thiebà e Valentina Serra dell'Atelier Il Progetto Sostenibile di Architettura C. I cambiamenti sociali, economici e climatici in corso in questi ultimi decenni hanno innescato forti trasformazioni ambientali che, soprattutto nei contesti fragili come quello alpino, implicano anche profonde trasformazioni del paesaggio costruito. Proprio in ragione di tali mutamenti, un sempre maggior numero di insediamenti, infrastrutture e architetture sta perdendo il proprio originale utilizzo per cedere il passo al sottoutilizzo o alla dismissione, e necessita dunque un ripensamento radicale in termini paesaggistici, morfologici, tecnologici ed ambientali. Il progetto si concentrerà sul tema della riqualificazione di un'area dalle forti problematiche insediative ed ambientali, per mettere a fuoco delle proposte di riassetto generale del tessuto edilizio. Il programma dell'Atelier sarà sviluppato secondo un processo in cui dimensione territoriale, architettonica, costruttiva e tecnologica sono fortemente interconnesse.
In particolare la progettazione urbana e paesaggistica in area alpina dovrà tener conto della relazione tra il sito esistente e le parti di nuova progettazione, dell'interazione tra edifici e spazi aperti, dei bisogni degli utenti e dei principi di sostenibilità socioculturale e ambientale. La progettazione architettonica si baserà su sistemi tecnologici avanzati, energeticamente efficienti, sostenibili e di elevata qualità estetica, attraverso operazioni di retrofit sugli edifici esistenti e di possibili interventi di sostituzione edilizia o di inserimento di nuovi volumi. Le diverse opzioni di progetto saranno indagate in ottica di ecocompatibilità, con valutazioni qualitative ma anche e soprattutto quantitative, in relazione ad alcuni focus specifici, quali l'efficienza energetica del costruito, la qualità ambientale, aspetti acustici, termigrometrici, illuminotecnici, l'uso razionale delle risorse, per i quali verranno adottati specifici strumenti di calcolo. Il progetto, inteso quindi come un processo di progettazione più che un esito finale, sarà sviluppato attraverso 5 fasi temporali. 2 fasi iniziali di tipo più conoscitivo, in cui verranno indagate e analizzati i luoghi, e 3 fasi ideative, in cui saranno sviluppati il master plan, il progetto architettonico e il progetto poi esecutivo. Durante l'iter progettuale si alterneranno momenti di natura diversa, quali attività di indagine diretta e indiretta, workshop e attività progettuale collettiva e individuale. Tale attività si svolgeranno in parallelo a lezioni e seminari, con contributi di esperti sui temi del progetto. Gli elaborati finali dovranno comunicare e valorizzare i criteri di sostenibilità delle soluzioni progettuali elaborate dai singoli gruppi composti all'incirca da 3-4 studenti attraverso l'uso di strumenti tradizionali e innovativi che saranno presentati durante il corso. Il video che vedete ad esempio è un video che è stato presentato alle amministrazioni locali da un gruppo di studenti. Ok, molto bene. Questa era la presentazione quindi del terzo atelier. Adesso ricominciamo con le presentazioni in lingua inglese. We'll start over with the English presentation, since we have a couple of design studios, the Architectural Sustainable Design D and following the Architectural Sustainable Design E. For the first one, we have again a video that I'm going to share with you right now. Good day, everybody. I am Roberto Giordano, and also on behalf of Professor Gregory, I would like to introduce you this Architectural Sustainable Design Studio, also named Sustainable Design D. The presentation is divided in 2 small parts. In the first one, I will show you the area where we act, and I will also give you some basic information on what we are going to do in the context of the architectural and urban design contribute and in the context of the environmental technological design. In the second part instead, I will leave the floor to my colleagues in building physics. Where we act? We will fly, unfortunately only virtually, to Rome, the Italian capital, in the former market Torre Spaccata. This area is located in the eastern part of the city, a residential and social housing district originally created in the 60s. The area and the structure that you can see on the picture are now both neglected, but they play a central role in the neighborhood as a potential meeting point for all the residents. So this is an opportunity to enhance this area, lacking in services and collective spaces, by redesigning the neighborhood and the building, and obviously the structure, and through a proposition of a new development in terms of service models, including, for instance, the introduction of innovative types of employment that can be converted into a central socio-economic hub. Why we decided to work within Torre Spaccata? Because we want to take part, along with all the students interested, to a global competition for innovative, carbon-free, and resilient
urban projects. This competition is named Reinventing Cities, and it is an opportunity to seek creative minds with the vision for a greener urban future. How we want to act within Reinventing City. From the architectural and urban design point of view, the discipline will propose an urban regeneration of this popular neighborhood through some steps. Through a study of its historical development and through a site analysis from a morphological, demographic, and infrastructural point of view, and through the urban regeneration that will be the main focus or of some activities. This kind of urban regeneration will be carried out thanks to some national and international examples with evaluation of urban and social tools with the function definition and so on. While concerning the environmental technological design, we will deal together some environmental requirements that are included in the competition documentation that you can see on the right side of the screen. Thanks to some project steps, we will design with climate, we will define the detailed building design opportunities, we will make a material selection, we will define the services technological integration, and finally, we will tackle the opportunity for a climate change mitigation. Well, now I'm going to let the floor to my colleague, Stefano Fantucci. Good afternoon. I'm Stefano Fantucci, and together with Francesco Isaia and with the helpful support of Miren Guaristi, we will have the Building Physics module of the Architectural Sustainable Design Atelier. The Building Physics module will be oriented on facing the big challenge of design buildings characterized by high technological innovation, trying to combine sustainability, energy efficiency, and indoor environmental quality. All these aspects will be carefully considered from the beginning to the end of the design process. Students will be invited to evaluate different design alternatives, considering different aspects like hydrothermal, energy, lighting, and acoustics. For this sake, advanced simulation tools will be adopted to quantitatively support the design choice. Moreover, if will be permitted by the boundary conditions, we will also have the opportunity to experience some measurement activities in field or in the classrooms, as you can see from the pictures we have collected in the past year's atelier. Okay, here we are again, and now I leave the floor to Alberto D'Avviso, Mario Grosso, and Fabio Favorino. Again, I have already the presentation ready, so Alberto, Mario, vi chiedo di Fabio, vi chiedo se ci siete, anche Carlo, di accendere il microfono and please show us the Studio E. Thank you. Okay. Here we are. Can you listen to me? Yeah. Yeah. Okay. Here we are. Well, this is just a cover, so please, Roberto, if you can go on. Thank you. Okay, so this is the last design studio of the first year, the second one in English. It combines three different models, architecture and urban design, environmental, technological design, and building physics. You see there the professors in charge, we are a beautiful team, I guess, not because we are beautiful in ourselves, obviously, but because last year we had a very challenging course together due to the number of foreign students we had to deal with. I don't remember exactly the number, but nearly 150 or something like that from 30 or more different countries. And so the good news is that we are still alive and the students as well. So it was a big success for us. Anyway, we will face both the scales of the study project, the urban one and the building one, obviously with a sustainable approach since that sustainability year is considered in its holistic approach.
through the environmental, economical, and social aspects. Next, please. And what about the theme? We are thinking to take care of a very current topic during this year here in Italy, because we have a very old heritage of school buildings, and most of all are very bad from a sustainable point of view. And we all know that how important it is to guarantee to the next generations an educational system that works, even for buildings where the guys have to stay in and to study in. And this kind of needs, in our opinion, is now even more urgent due to the COVID-19 related to the interiors and to, you know, to different kind of habits we have to deal with. So we are honestly still looking for a specific site, even if we are very close to the solution. But in any case, it will be the site. It will be an existing building to restore and to retrofit, with an area around where to develop a new building as well. Maybe a temporary one could be interesting, and dealing with the city as well, and mixing different functions, not just the educational ones, but maybe oriented to the town as well, to the town around as well. Next, please. What about my own model? I will try to give you an approach on this kind of issues, very schematic. First of all, for me, it's very important to concentrate about the space and not to things. The second point for me is it's very important to design over time, not to define a specific or magical solution for a lifetime, okay? But designing is for me to give solutions and to leave solutions during time. And finally, I'm pretty obsessed to design for people and to care about relationships, emotions, behaviors, and I try to do it in everything I design. More specifically about the process, I will concentrate on real needs, concept, and communication, because analysis is not a previous part of the project, but is the creative base of the project. And everything should be considered dealing with the real needs of site and users. The concept is the driving guide of the process, the line between all the stakeholders have to deal with. It's a sort of safety belt, I have to say, of the project among principal, professionals, users, stakeholders, and so on. And last but not least, communication. I really trust in communication in every stage of the project. Okay, I mean, even in graphics and words. Okay, trying to simplify as much as possible the complexity of the project. I'm sorry, colleagues, but 1 minute left. Okay, sorry. I leave to the others. Sorry. Next. Okay, so very very quickly. I mean, the module and the net technology design, of course, is related to the current condition of the environmental and the earth at the various scale, from the global scale with the problem of global warming, local and indoor as well. But it's, of course, the module is rooted conceptually also to the bioclimatic approach of the archetypes, what we call archetypes. I mean, the present in architecture, which are originally from the Middle East and also from the Mediterranean area. And the meaning and the application will be on the process or design process, the specific aspect, environmental and technological, mainly on the site analysis at the beginning and also on the development with the detail and also the technological innovation and the strategy will be a passive system for
indoor controlling climate. Okay. About the building physics, just a few, some few words. We will start from the environmental analysis according to the climate data, and from the outdoor space and outdoor climate condition until the detail, in order to ensure the best integration between the architectural project, the technological project, and the simulation. All the simulation concerning the climate data and the building performances, as the energy consumption, all the performances of the envelope, will be evaluated with simple, very simple tools, as Excel data sheet, in order to ensure everybody that the best, easiest way to calculate the different performance. And then our last diapo, Fabio. Okay, so the last thing is about the process that we want to follow. This is an example of last year process in which you can see that our, let's say, three main subjects are not on parallel path, but we try to have common moments, mainly concentrated in the reviews, in three common reviews along the process. And as well, as you can see, the process will be divided in three phases, starting from the urban, the first urban phase until the detailed scale of the building. And we will also try to join the common reviews and the path we are following, involving host lecturers and also events connected to the reality we are designing in. So for example, last year, we had different stakeholders for the or of the project we were doing presenting, and also different lecture. So we will try to replicate the same process and the same thing this year in order to involve all the stakeholders of the specific urban reality we are designing for. Thank you, Fabio. Thank you all. Sorry, but we are in a bit delay, so I pass again to Italian language. Abbiamo il professor Sabia, che è uno dei docenti impegnati nei corsi di strutture. Credo che lui, oltre ovviamente a presentare il suo corso, sia certamente in grado forse di fornire qualche informazione, anche solo di base, su quelli che saranno gli eventuali argomenti che saranno generalmente affrontati all'interno dei contributi di progettazione di progetto di strutture. Vedo il professor Sabia, benissimo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Se hai una presentazione la puoi condividere, altrimenti ti ascoltiamo via video. Una presentazione breve, quindi cerco di richiamare i concetti generali dei corsi, dei nostri corsi, e poi alcuni dettagli relativi al mio corso. Quindi condivido lo schermo, sì. Quindi prendo... È partito. Vedete? Sì, perfettamente, grazie. Allora, i corsi di strutture... insomma, hanno solo i corsi che probabilmente sono quelli tra i meno graditi agli studenti, insomma, ma purtroppo è un po' un male, un po' necessario, secondo me. Allora, l'obiettivo dei corsi, cioè l'indicazione del mio corso, ma l'obiettivo in generale dei tre corsi, è quello di conferire una capacità operativa e critica nella concezione e nella progettazione dell'organismo strutturale. Si tratta quindi di arrivare a un'acquisizione della conoscenza del comportamento delle strutture, ovviamente delle tipologie di edifici di tipologia usuale, sottoposte quindi sia ad azioni statiche che dinamiche, visto che in Italia non esistono più zone non sismiche, quindi bisogna prendere in conto anche le azioni dinamiche. Allora, su questa materia, che sembra un po' controversa e appunto anche molto spesso non apprezzata, mal digerita dagli studenti, noi ci siamo posti, vi pongo tre domande che sono un po' alla base un po' di quello che è il ruolo delle strutture nel progetto architettonico, nella progettazione strutturale. Allora, una prima domanda è questa che ci chiediamo. L'architetto ha un ruolo nella progettazione strutturale? Possiamo dimenticare il problema strutturale e concentrarsi sulla percezione dell'edificio? Terza domanda. Esiste architettura senza struttura?
a queste domande non c'è una sola risposta, ovviamente. E noi pensiamo, noi strutturisti, pensiamo che sia importante che si conoscano i principi base della concezione strutturale per poter operare nell'ambito dell'architettura. E nella realtà ci sono diversi approcci. Se pensiamo all'approccio che ha a Genova Renzo Piano, lui preferisce convogliare tutte le competenze fin dall'inizio del progetto. Qui vedete un'immagine in cui insieme a Renzo Piano c'è Peter Rice di Overarup, e quindi fin dall'inizio entrano in gioco tutte le competenze, comprese anche quelle strutturali, per la definizione del progetto. In generale si possono trovare situazioni diverse dove, diciamo, l'architettura, la struttura stessa definisce l'architettura. In molti casi può essere, come il caso dell'aula liturgica di Padre Pio, se è un progetto di Renzo Piano, quindi si rivede al suo approccio, dove è la struttura, quindi infatti in questo caso è una tipologia particolare, questi grandi arcori, ma è quella che poi conferisce ed è molto visibile nel progetto architettonico complessivo. Quindi entra subito in gioco ed è molto evidente. Ci sono invece altri approcci in cui alcuni progettisti preferiscono disinteressarsi della struttura e concentrarsi su quella che è la forma, il progetto, l'architettura in sé pura, senza un po' farsi deviare oppure condizionare da quella che è l'architettura. E quindi partono da delle forme senza, appunto, fin dall'inizio non preoccuparsi della struttura. Alla fine però tutte queste strutture, queste forme, queste immagini sono rette da una struttura, quindi riuscire a gestire, maneggiare questa struttura, almeno negli elementi essenziali, dà concretezza a tutto il progetto, quindi poterle maneggiare e trattare è un'operazione importante per la struttura. Anche altre immagini, qui abbiamo il pepinillo di Norman Foster, che la forma nasconde la struttura, ma se ci spostiamo solo all'interno vediamo quali elementi strutturali ben corposi, insomma robusti, che per sostenere una struttura, una forma così significativa nella parte esterna. Un altro esempio è quello del centro Alfasaria di Foster, dove la struttura è qui molto evidente, evidenziando soprattutto alcune strutture particolari, che sono queste cappa rovesciate, che generano dei piani molto rigidi, e l'effetto è quello di ridurre gli spostamenti, che altrimenti sarebbero molto elevati, quindi si sarebbero sottoposte ad azioni del vento, potrebbero indurre la struttura a non essere utilizzata. Scusate un attimo. Quindi sono questi un po' alcuni esempi dove la struttura è parte integrante di tutto il progetto. Un altro caso particolare, questa struttura che vedete nell'immagine, è una struttura anche importante, dove si evidenziano una struttura di questa tipologia di strutture sicuramente poco idonea a riprendere le azioni orizzontali, quelle sono quelle del sisma, perché è molto eccentrica, ma soprattutto la massa maggiore nella parte alta, e quindi metterebbe tutta la base della struttura in torsione. Quindi questo non vuol dire che non è possibile realizzare, vuol dire che bisogna tenerne conto per poter dimensionare in modo opportuno e alla struttura che permetta di sostenere la realizzazione del progetto stesso. Infine, io prendo il programma di quello più specifico del corso di progetto di strutture C che faccio io, quindi la prima parte del corso è dedicata all'analisi delle strutture nello spazio, che le strutture sono nello spazio, spesso vengono ricondotti a schemini nel piano, ma questi sono possibili solo se si ha una percezione completa e dettagliata di quello che è l'azione, la struttura stessa nello sviluppo spaziale. Non esiste una struttura che si sviluppa nel piano. Può essere scomposta, può essere trattata in schemi semplici, ma bisogna entrare nel merito dell'analisi delle strutture nello spazio, che è il loro habitat naturale. Una volta fatto questa parte, introdurremo i principi di sicurezza strutturale, perché le strutture devono essere progettate in sicurezza. La parte corposa del corso è dedicata alla progettazione delle strutture in acciaio. E
una struttura in acciaio che è molto più flessibile, si adatta meglio a tutte le tipologie strutturali, quindi è il core principale del corso. Aggiungeremo poi degli elementi, dei cenni alla progettazione delle strutture in cemento armato per avere una visione più generale. Introdurremo a livello di progettazioni i criteri principali per progettare le strutture di progettazione e verifica degli edifici in zona sismica, qui ponendo l'accento soprattutto a quelle che sono le tecniche di costruttive importanti e alle, soprattutto da un vista tipologico, le caratteristiche principali che permettono alla struttura di avere una risposta ottimale in presenza di azione sismica. Dedicheremo infine molta parte, una buona parte del corso, all'attività di progettazione assistita in aula, che quest'anno, come sapete, farà essere fatta via telematica, ma insomma, cercheremo di fornire la stessa assistenza che quella che si è data in aula negli anni scorsi. Donato, ti ringrazio. Posso solo dire solo qualcosa sull'esame? Non essendoci la parte scritta, ci sarà un'esercitazione progettuale e all'orale si discuterà questo il progetto e ci saranno poi domande teoriche sugli argomenti del corso. Il corso del professor Ferro è in inglese, si riferisce più agli edifici esistenti, quindi all'interpretazione, agli interventi sull'edificio esistente, mentre il corso del professor Ventura, progetto di strutture B, è rivolto principalmente alle strutture in cemento armato. E il resto sono caratteristiche generali. Grazie mille, grazie per la presentazione. Bene, passo a questo punto a un altro gruppo di docenti che presentano gli insegnamenti di storia dell'architettura. Breve inciso solo in inglese. Well, now we're going to present you another cluster of courses, the one related to the history of architectural, in particular for all those students interested in the English track. We will have the presentation of Elena Gianasso with the digital history. But right now we'll start instead with Vilma Fasoli e storia dell'architettura. Vilma, lascio a te la parola. Io condivido la presentazione e quando mi dici di andare avanti, vado avanti. Sì. Puoi passare già subito la prima slide, grazie, perché questa era un'introduzione rispetto ai temi del corso, perché il corso è ambiguamente chiamato storia dell'architettura e declinato in ABC, ma hanno al loro interno, lo potete vedere sul portale della didattica, delle strutture diverse tra loro, delle specificità diverse. Il corso che tenuto da me si occupa soprattutto di guidare lo studente nella lettura di una struttura territoriale, soprattutto a partire dal territorio contemporaneo. Nella idea che il territorio contemporaneo sia in realtà esito di sovrascritture, come diceva il professor Ravagnati poco prima, e l'esito di sovrascritture fatto attraverso processi e azioni con il quale l'uomo si è relazionato con lo sfruttamento e l'adattamento e la trasformazione delle risorse locali. Lo fa a partire dal confronto, da un'opera di decostruzione tra la situazione attuale e le fonti della storia. Per quale motivo? Per cercare di far emergere le tracce degli elementi che permangono. Molto spesso sono obliterati da altri tipi di segni, ma sono permanenti all'interno della struttura del territorio che dobbiamo imparare a leggere e a riconoscere, a individuare e a riconoscere, ma anche a capire come e quando sono avvenuti i cambiamenti o le variazioni, attraverso quali tempi, quali modi, chi è stato il protagonista o gli attori che hanno attuato questi cambiamenti. Cambiamenti che hanno inciso sulla modificazione nei luoghi nei quali noi oggi viviamo. Poi questo è finalizzato a cercare di portare la riflessione su queste permanenze, questi cambiamenti, questi luoghi trasformati o stratificati, se possono conservare ancora dei valori che hanno un significato nella contemporaneità, oppure per riflettere sulle eventuali
potenzialità, ma anche le criticità che questi elementi comportano rispetto ai problemi che noi siamo chiamati ad affrontare. Grazie. Robby? Ok. Allora, il corso ha una struttura molto semplice, nel senso che è fatto di lezioni ex cattedra, che vi cerca di far conoscere alcuni protagonisti del dibattito, alcuni teorici, alcuni testi che io ritengo e che gli storici in genere ritengono importanti per capire questi fenomeni, queste trasformazioni. Sono accompagnate queste lezioni a volte da interventi di colleghi o di esperti esterni che portano la loro esperienza su progetti di ricerca o su analisi sul terreno relativo a questi temi. E allo studente che cosa viene chiesto? Allo studente viene chiesto di simulare una ricerca storica prendendo un'area campione, un'area studio e approfondendo attraverso i metodi e gli strumenti propri della storia. Il tema dell'esercitazione deve essere concordato con il docente. Da qui deriva che l'esame consiste in che cosa? Nell'esercitazione, che è scritta, viene presentata come se fosse un progetto che viene presentato presso un'amministrazione pubblica, quindi è come una conferenza per certi versi, singola o in gruppo, e questo deve essere poi corroborato dalla verifica da parte del docente della conoscenza degli studenti di tutto quello che riguarda il retroterra teorico che sta all'interno, che sta sullo sfondo della loro esercitazione. Quindi questo è sostanzialmente il tipo di impegno. Per chiarire un po' sinteticamente, ho portato tre casi studio. Io cambio area di caso studio di studio ogni 2 anni. Sono 3 questi casi studio. Uno è il canale di Caluso, che vediamo in una mappa del 1686. Partiamo dalla mappa storica e attraverso, è una mappa lunga 7,20 metri, che qui ho zoomato in alcune parti e sulle quali, dividendola, abbiamo ricostruito i fenomeni che si sono sviluppati intorno, lungo questo canale, e fenomeni che vanno da Castellammare, vediamo poi subito di seguito, grazie Roberto, la distribuzione lungo il canale dell'architettura rurale, lo sfruttamento delle acque e di conseguenza anche il tipo di produzione agricola, possiamo andare avanti, l'individuazione sempre in parallelo tra documento e realtà, che faremo virtuale o comunque i sopralluoghi, comunque si possono sempre fare con le dovute cautele, come in questo caso l'architettura rurale, che sono piccole cascine che esistono ancora oggi, oppure entità produttive che sono pianificate dai Savoia, come questa venaria di Aglie, ancora altro. Ecco, alcuni lungo il canale ancora tutto quello che riguarda la struttura delle coltivazioni delle proprietà, oltre alle cascine più recenti come quella che vedete a destra, o un'antica fortificazione medievale che è stata poi trasformata in cascina fortificata. Ancora l'attività di mulini, come il mulino Bairo, oggi ristorante che funzionante e museo del territorio. Ancora. Ok. La localizzazione delle attività proprio industriali si passa a quelle industriali dal filatoio sempre della, del paese della residenza annessa alla residenza sabauda di Aglie fino alle filande più moderne, adesso siamo in questa immagine negli anni 50, fino all'industrializzazione con l'acqua che viene sfruttata per l'energia motrice e idroelettrica proprio per sviluppare il settore tessile industriale di questa zona. Ancora lungo il canale di Caluso la possibilità di sfruttare già dall'antichità le cave di argilla a monte di Castellammare che hanno dato poi e danno ancora oggi sostegno a quella che è l'attività
nella produzione dei laterizi e della ceramica. Credo, Vilma, perdonami, ma abbiamo abbondantemente esaurito i 5 minuti, credo che la presentazione... Allora, scorri solo le immagini. Ok. Valle Pellice. E la Madre dei Savoia, che è stata l'ultima esperienza. Ok, grazie. I concetti sarebbero stati ripetuti all'interno di casi studio diversi. Ecco. Molte grazie Vilma. Passiamo adesso a Elena Gianasso, che spero che ci sia. Ci sei? Ci sono, eccomi qui anche col video. Buon pomeriggio Elena. Il tuo è un corso in inglese, so passiamo di nuovo alla lingua inglese. We go back to the English presentation. Elena Gianasso is the professor in charge for digital history. I let her the floor to show us the course and please take care of the time available, 5 minutes. Thank you very much. Okay. Hi to everybody. First of all, I wanted to present you something about this course. Then next week, on the first lesson, we will analyze together a PowerPoint, so a PDF file, and we will analyze in depth each subject. Today, I wanted to present you only the main subject, the main topic of our course, and specifically we can think about that digital history is an introduction to the digital humanities. In this lesson, I will work with my colleagues, Mesut Dingler. He is an architect and researcher of history of architecture. Where are you, Mesut? Could you say something, please? Yes, everyone, I'm also here. Yes, as Professor Gianasso said, we will be together in this course about digital history. Okay, thank you. In our lesson, we wanted to present and really we wanted to discuss, with you our research on humanities and more specifically on history and of course of history of architecture and history of the city, urban history too, can be improved by a digital approach and particularly by the use of the digital technology. So in the first period of our lesson, we will analyze some theoretical aspects, the main theories about the digital humanities, digital history, history of architecture and the history of the city too, but in order to understand the different methods, in order to analyze the specific case studies all over the world, not only in Italy, of course, and in order to find the different methods and in order to verify them. We wanted to discuss together the use of the keywords, the use of the word, the use of the data sheet, and all different aspects, not only thinking about case study just analyzed in Italy or in other courses in other lessons, but in order to find a new method for digital history and specifically digital history applied to history of architecture. In the second part, we find some elements about the practical learning, and particularly, so we find the practical and the particular case study in Turin, which is together San Donato Borro in Turin. We hope that you can know this particular area in order to analyze not only the area in depth, but of course we can study the urban space, the residential buildings, the religious ones, the industrial archaeology, and so on. But the rule of the street, for example, but the different drawing in order to find a new method using different tools. So in the first part of our lesson, we will analyze the different methods about digital humanities, digital history, and history of architecture in order to use the digital technologies. And in the second part, practical one, we wanted to verify them, thinking about San Donato Borro in Turin.
The final outcome is a particular work, we can say. The practice is an historical research, if you want, a digital historical research, in which we can understand, we can analyze together the role of the main sources, so the role of the historical sources and the difference between the traditional method of history, of studying history, and the new method, digital one, the research of the visual representation and the use, the different use of this different visual representation. It means that we will analyze the different use of different drawings, and then the current integration with different data, with different ideas and with different sources, with different drawings, in order to find a new story. So at the end, we find a new definition, we hope, of the digital history about historical architecture. The exam is only an oral one, but during the exam, you can discuss with us your research, your historical research about San Donato, and then we can discuss together the main theories about digital history. Thank you. Lascio a questo punto la parola a Cristina Cuneo, che ci presenta il terzo corso che presentiamo come offerta formativa nel corso di laurea Architettura per il Progetto Sostenibile. L'ho vista prima anche in chat. Cristina, ci sei? Vado velocissima, Roberto, perché vedo che siamo in ritardo. Allora, il corso di Storia dell'Architettura C si declina come Storia dell'Architettura e della Città in Età Moderna. Valgono le precisazioni fatte dalle colleghe precedentemente, e cioè il fatto di affinare da parte della docenza e rispetto ai contributi degli studenti e delle studentesse le abilità e le capacità apprese durante il percorso formativo precedente. Il corso di storia dell'architettura della città in età moderna, vedete, parte da un ambito più prettamente storiografico di analisi degli studi su un momento in cui la città tra la fine del XV e il XVIII secolo ha avuto uno sviluppo sorprendente. Gli studi sono molti, si parte da studi più specificatamente legati alla storia dell'architettura, ma che hanno una visione anche più prettamente urbana, e anche a studi invece legati alla storia urbana, alla storia della città, che verranno presi in considerazione e analizzati nelle varie lezioni. Analizzeremo i vari tipi di fonti che si possono incontrare studiando la storia della città, in particolare la città dell'età moderna, e i vari tipi di documenti che verranno trattati, anche con una attenzione alla individuazione di una messa a punto di archivi digitali, che ci sembra anche la sfida odierna rispetto a queste tematiche. Si passa successivamente alla prova diretta di una ricerca, e questo è un po' lo scarto che fa questo corso rispetto ai corsi delle lauree triennali, una ricerca che quest'anno, visto la possibilità che avevamo e poi che si è concretizzata, di fare questo corso da remoto, e quindi dovendo fare i conti con questa modalità di erogazione, analizzerà in particolare il tema del viaggio dell'architetto e il tema della narrazione della città. Sono disponibili molte fonti digitali sui viaggi degli architetti. Mi riferisco in particolare ai viaggi degli architetti francesi, tra resoconti di viaggi e invece vere e proprie rappresentazioni, disponibili magari non ad altissima risoluzione, ma visualizzabili e scaricabili attraverso diverse piattaforme, che ci potranno condurre proprio in una ricerca
ricerca diretta e precisa sul tema del viaggio come viaggio di formazione dell'architetto, prendendo come luogo specifico la città di Torino, che verrà analizzata attraverso studi specifici e che potrà essere approfondita proprio attraverso i resoconti, i giornali di viaggio e le rappresentazioni specifiche. Verrà assegnato a seconda delle necessità, verranno assegnati dei temi di esercitazioni o singoli o di gruppo, vedremo appunto come ciascuno anche rispetto alla propria collocazione geografica riuscirà a concretizzare direttamente questo lavoro, ma che è un lavoro che, dal momento che lo sto seguendo in prima persona come campo mio di ricerca, riesco anche a seguire molto più facilmente, dando agli studenti e alle studentesse delle possibilità di accesso alle fonti più rapide. Ultima slide, volevo solo mostrare dei dati, delle statistiche degli ultimi 3 anni, quelle sul supero degli esami, perché ci tengo molto a questo discorso. L'esame si svolge in questo periodo didattico. Alla fine del periodo didattico, nel mese di gennaio, gli studenti e le studentesse sono pronti per dare l'esame, e questo è sempre avvenuto, forse ancora negli anni precedenti in modo un po' più efficace. Sono pronti per dare l'esame naturalmente entro la sessione di settembre, anche perché nella sessione di settembre del 2021 poi scadrà questa opportunità di completare questo lavoro. Anche l'indice di gradimento e di soddisfazione degli studenti è abbastanza elevato. Ho riportato la mia pagina personale della restituzione dei questionari del Comitato Paritetico per la Didattica, per mostrare comunque che è un corso che ha avuto negli anni la sua efficacia. Per questo è l'ultimo anno che si eroga. Grazie. Grazie Cristina, grazie per aver rispettato i tempi, grazie. Adesso chiudiamo, non proprio puntualissimi, ma neanche con un ritardo clamoroso come avveniva in passato, con le ultime due presentazioni. Abbiamo due corsi elettivi che sono stati introdotti a partire dall'anno accademico 2019-2020. Sono dei corsi che vengono caldamente consigliati dal corso di studi, perché entrambi approfondiscono temi fortemente connessi alla sostenibilità, attraverso ovviamente argomenti, attraverso metodi didattici, attraverso anche strumenti molto differenti, ma molto interessanti. E i due corsi sono rispettivamente erogati, uno in lingua inglese, uno in lingua italiana. Just to summarize for all the English students, I'm going to leave the floor to a team of colleagues now. Now I would like to introduce you the so-called elective courses. We have a couple of courses. These are all the kind of courses that are strongly advised by the Master of Science program, since both they give you the opportunity to investigate deeply some aspects related to the environmental, social, and for some aspect even the economical sustainability. They use different kind of tools, they use a different kind of methodological approach, and even if we talk about the specific contents, there are some differences, but both are really, really interesting for you in order to get more skill about the sustainability. The first one will be held in English. We have, as I said, as I mentioned before, a certain amount of people engaged. If I remember well, the first one that will speak is the Professor Massimiliano Loturco. Massimiliano, it's your time. 5 minutes, don't forget it. Okay? Thank you. Good afternoon. Can you see my screen? Yes. Okay. Maybe there is a bit of buffering. Oh, I'm sorry, but... Now it's better. Thank you. Okay. So, as Roberto said, this is an integrated course,
and it aims to analyze the relationship between the shape of the building envelope, the environmental and climate variable, and the building performance, of course, in the context of bioclimatic and sustainable approach. As I said, it's an integrated course composed by three different disciplines: drawing and representation technique, name it here as parametric modeling. Then we have architectural technology and building physics. So we have a very multidisciplinary approach characterized by knowledge and also skills about parametric modeling, also named as VPL, visual programming language, developed together with environmental analysis tool. So the course is divided into two complementary parts of lectures and seminar on one side and other practical activities on the other side. So this is the short list of topics that we have done during the previous academic year. And on your right, you can see the list of deliveries. Regarding to my specific part, parametric modeling part, together with my colleague, Professor Andrea Tomalini, parametric modeling will be focused on methodologies and tools for the analysis and the design of complex surfaces. As you can see here, on your right, you can see the workflow that generate complex surface. And the course also involves basic activities related to building informatic modeling approach, with also, let me say, a critical analysis referred to the best way to create a link, a bridge between the BIM platform and the VPL systems and vice versa. So I can give the floor to my colleague and I can control the screen. So Fabio. Thanks, Massimiliano. Hello everyone again. So within the building physics module, this module is highly integrated with the technology part and with the representation part. And the scope is to evaluate and design the facade according to different requirements, from the external climate to internal comfort requirement, but also building regulation. So we'll follow four main parts, starting with the climate analysis, and then understanding what's the influence of the facade morphing on the different performance parameters on the facade, and then following the design to the building regulation and standard. We'll use the basically same model and environments that you've seen before, so using tools like Rhino and Grasshopper, but as well, Massimiliano, if you can go on the next slide, please, thanks. Also some homemade scripting and some external tools that can be embedded within the Grasshopper script. You can see at the bottom an example of one of the group work of this year, going from a preliminary analysis of the solar radiation on the building towards a concept discretization of an interpretation of this data, towards the design of a solar shading system, and then analyzing then what's the effect of the solar shading system on the facade that is on the back, but also on the solar shading system itself to understand what is the potential, for example, of producing energy by renewable energy sources integrated into that shading element. And I'll leave the floor to Francesca. Thank you, Fabio. So it is important to say also that designing parametric means not designing the final shape you want to obtain, but establishing the rules, the recipe that will have to generate it. An important feature of this way of thinking is that the final form changes according to the project data used as input. The basis for a parametric calculation is made up of variable parameter which, responding to interaction, modify the result of the algorithm. In this context, the architectural technology, where I'm involved together with Professor Paolo Scoglio, has the main aim to build this form, which will
have to satisfy specific needs. A case study, if you want to go ahead, please, thank you. A case study will allow students to develop their own project for an innovative building envelope. The exercise will start from the design concept, arriving at the architectural form through the definition of the construction rules. So this is an example of that. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you to all. Well, now I'll pass to the last presentation, last but not least, corso in italiano. Il corso è Progettare e sviluppare l'economia circolare. Credo che ci siano almeno un paio di docenti dei tre complessivamente coinvolti. La presentazione parte con la collega Silvia Tedesco, che immagino poi passerà la parola ai colleghi. Silvia, a te. Esattamente. A te. Roberto, ti chiedo solo conferma, vedi la presentazione. Vediamo la presentazione. Perfetto. Allora, ci presentiamo, siamo Silvia Tedesco e Elena Montacchini, siamo docenti di tecnologia dell'architettura e insieme a Niccolò Di Prima, un docente del design, terremo il corso Progettare e sviluppare l'economia circolare. Cos'è l'economia circolare e perché questo corso? L'economia circolare è un modello di sviluppo alternativo a quello attuale, basato sulla produzione, sul consumo e sullo smaltimento. Un modello di sviluppo che si è dimostrato essere insostenibile, oltre che inefficiente e costoso, e che è stato ed è tuttora una delle principali cause dell'inquinamento marino, dell'inquinamento terrestre, delle emissioni di gas serra in atmosfera, è responsabile del conseguente cambiamento climatico. Ecco allora che l'economia circolare è un'economia alternativa, appunto, pensata per potersi rigenerare da sola, basata su concetti come la valorizzazione degli scarti, l'impiego dei rifiuti come risorsa, l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'uso di fonti di energie rinnovabili. Allora perché questo corso? È un corso elettivo, fa parte di crediti liberi, vede, come vi dicevo, più docenti coinvolti di discipline diverse ed è finalizzato a fornire delle competenze, delle abilità, delle conoscenze sempre più richieste in ambito lavorativo. In grado di formare quindi un professionista che possa interfacciarsi con queste tematiche, che possa lavorare nell'ambito di studi di architettura, nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni. Questo perché davvero l'economia circolare è sempre più un tema centrale, che non è solo più una teoria, ma è fatto di azioni pratiche, azioni concrete, che l'Unione Europea sta promuovendo e sta portando avanti e che dovrà applicarsi a tutti i settori economici, compreso quello dell'edilizia e quello dell'architettura. Alcune parole chiave che impareremo a conoscere e che utilizzeremo nel corso. Vedete riciclare, reimpiegare, rinnovare, tanti ri che fanno da suffisso ad alcune parole che non saranno però soltanto, come vi dicevo, delle teorie, ma che proveremo a mettere in pratica. E lo faremo con sviluppando un'esperienza progettuale, dall'attività di concept fino a quella di sperimentazione e prototipazione, secondo questo nuovo modello, quello dell'economia circolare. Quindi impareremo a progettare, sviluppare prodotti e servizi per l'architettura, per il design, che partano dal reimpiego, gli scarti di alcuni processi industriali e agroalimentari e che possono diventare materie prime e seconde invece per nuovi manufatti, per nuovi prodotti o per nuovi servizi. Tutti questi concetti di cui vi stiamo dando soltanto alcune pillole hanno diversi livelli di applicazione in architettura. Possono essere applicati alla città, possono essere applicati all'edificio, possono essere applicati al singolo prodotto. E lo sanno bene alcune delle firme più prestigiose. Vedete nell'angolo in basso a destra l'edificio di Arup, un edificio pensato per poter essere completamente disassemblabile a fine vita e poter essere i cui elementi e componenti possono essere reimpiegati per la realizzazione di altri edifici. Lo sa bene Renzo Piano, che nella California Academy of Science di San Francisco ha utilizzato più di 200.000 paia di jeans riciclati per realizzare l'isolamento termico dell'involucro.
Questi esempi quindi mostrano come sia fondamentale il ruolo dell'architetto e come concretamente si possano adottare e applicare delle teorie anche in ambito architettonico. Rapidamente, che cosa faremo? Mi avete sentito più volte parlare di attività teoriche e di attività pratiche, saranno su questi due macro temi che si svilupperà il corso. Parleremo di significato di economia circolare, di norme di riferimento a livello internazionale e nazionale. Vi presenteremo delle buone pratiche, degli esempi nei settori dell'edilizia e del design e vi parleremo di strumenti utili al professionista per progettare con l'economia circolare, quindi Harvest Map, banche dati, indicatori di circolarità, sono tutti strumenti che impareremo ad utilizzare. Ma vi chiederemo anche un coinvolgimento in prima persona, quindi svilupperemo delle attività pratiche, le realizzeremo in gruppo e lavoreremo e lavorerete sullo studio e sullo sviluppo di filiere di recupero. Elaborerete un progetto, realizzerete dei modelli fisici o virtuali a seconda appunto dell'andamento delle condizioni sanitarie nel nostro paese. Lo faremo con un approccio didattico dinamico, che quindi in presenza o da remoto comunque vedrà coinvolti interventi esterni, contributi nell'ambito di seminari, di ospiti. L'anno scorso abbiamo lavorato per esempio con delle aziende. Faremo delle visite, speriamo reali, altrimenti in alternativa saranno virtuali. E lo faremo davvero mettendo, tra virgolette, passatemi il termine, le mani in pasta sul progetto. Quindi in modo che anche l'attività di learning by doing faccia parte del vostro percorso formativo. Passo la parola alla collega. Chiudere questi 5 minuti di presentazione raccontandovi un anno di economia circolare. Come sapete, l'anno scorso è stata la prima edizione di questo corso ed è stata un'edizione decisamente particolare, per cui abbiamo dovuto in qualche modo adattare gli strumenti, adattare le nostre attività che avevamo programmato a questa nuova modalità da remoto. Siamo riusciti a raggiungere lo stesso gli obiettivi che ci eravamo prefissati, quindi da questo punto di vista siamo assolutamente soddisfatte. Chiaramente queste nuove modalità sono state studiate cammin facendo. Abbiamo parlato di attività teorica e di attività pratiche, questo è un esempio di attività pratica che gli studenti hanno svolto, cioè le proprie abitazioni sono diventate dei lab, del food lab, abbiamo definiti proprio domestic food design lab, in cui gli studenti hanno lavorato con il food nell'ottica dell'economia circolare, mettendo realmente le mani in pasta, come diciamo questa slide ci trasmette. Abbiamo lavorato con le aziende, quindi siamo riusciti ad affrontare lo studio delle filiere, quindi a capire in questo caso come la bottiglia di vino che noi abbiamo sulla tavola in realtà si porti dietro tutta una serie di scarti, di rifiuti che possono diventare delle risorse per nuovi prodotti, anche per l'architettura e per il design, quindi a capire come questa filiera lineare può diventare una filiera circolare. Abbiamo lavorato sempre con le aziende, quindi attraverso interviste virtuali, attraverso sopralluoghi virtuali, anche su un'attività di progettazione circolare, quindi attraverso proprio la progettazione di questo belvedere nell'ottica della circolarità. Ma è solo, come dire, un assaggio delle attività che abbiamo fatto. Queste informazioni le potete trovare tutte su Telearchitettura, dove abbiamo caricato i lavori dell'altro anno, dove è presente anche un video di queste nostre video virtuali e interviste con le aziende, quindi alcune informazioni riuscite, come dire, a vedervele, a studiarvele da soli da Telearchitettura. E quindi direi che chiudiamo i nostri 5 minuti aspettandovi numerosi a questa esperienza che organizzeremo appunto in modalità da vedersi, diciamo così. Quindi grazie mille. Molto bene, ringrazio le colleghe Silvia Tedesco e Elena Montacchini che hanno chiuso questa presentazione. Mi è anche molto utile quello che Elena ci raccontava pochi secondi fa, la piattaforma di Telearchitettura. Questa presentazione di oggi, questa sorta di benvenuto alle matricole, di welcome meeting che abbiamo organizzato in modalità streaming, come vi dicevo, è stato registrato con gli opportuni accorciamenti, sarà disponibile sulla piattaforma di Telearchitettura entro pochissimi giorni, in modo tale che anche gli studenti che oggi non hanno potuto accedere alla piattaforma e che vorranno avere delle informazioni sugli aspetti organizzativi, su blended model e
sulle attività didattiche possano, diciamo, continuamente aggiornarsi andando semplicemente sulla piattaforma di telearchitettura. Le informazioni sulla, diciamo, sulla disponibilità del file sul telearchitettura vi saranno comunicate via mail. Just to summarize for all those foreigner students, telearchitettura or telearchitecture is a sort of social platform that we have available since the second term of the previous academic year. It's an opportunity to share experiences within this pandemic, okay, since it was born due to the fact that we had, starting from March 2020, was mandatory for us teaching only in via streaming. So Telearchitettura will be also the house where this video will be soon uploaded with the necessary shortening, since sometimes, you know, we had some troubles today during the presentations. Anyway, it's an opportunity not only for the student that joined together at this presentation, but also for the others one that today couldn't, to know something about the blended model, something about the location, the Valentino Castle, and finally more information about all the design studios and the courses here today presented. So let me say thanks to all. We are looking forward to everyone having a great, safe and healthy academic here. Ok, arrivederci a tutti, vi aspettiamo in presenza o in modalità virtuale già a partire dalla prossima settimana nelle aule del Castello del Valentino, ovviamente attraverso i nostri computer e i vostri computer. Grazie a tutti, grazie tantissimo ai colleghi per essersi resi disponibili a questa esperienza e ci vediamo presto. See you soon, bye, ciao.